Buonasera, buonasera a tutti. Penultimo appuntamento qui a Piazza Ido Battistone della quarta giornata del Festival della Comunicazione. Gennaio scorso, Alessandro Piperno, con cui condividiamo alcune attenzioni, curiosità, passioni, una soprattutto è quella del nostro tifo per la Lazio, ma questo ci sentiamo spesso per commentare eventi culturali, libri, ma anche partite. E è uscita il libro Perché ci siamo salvati, e lui mi ha detto: guarda Danco, mi farebbe piacere fare la presentazione di questo libro al Festival della Comunicazione di Camogli. Io ho gradito, ho apprezzato molto questa proposta di Alessandro, non solo perché il libro è bellissimo, è profondo, riguarda delle cose che sono accadute, no? In modo drammatico. Alcune parti hanno riguardato anche aspetti che ha vissuto la mia famiglia, poi c'è tutto l'aspetto di Roma. Insomma, è un libro molto, molto bello, di cui Alessandro, scritto da Biondi e da Stefano Piperno, di cui Alessandro ha fatto una fantastica postfazione. E questo è il motivo per cui abbiamo deciso, no, di concludere dal punto di vista culturale, poi stasera alle 21.30 c'è lo spettacolo di Bisio, il nostro festival, e abbiamo chiesto alla scrittrice graphic novel, che ormai tutti conoscete, praticamente ormai è una camoglina, Cinzia Leone, di dialogare con Stefano e Alessandro Piperno. Buon ascolto e grazie. Grazie. Eccoci qui oggi pomeriggio, stasera, con un libro molto speciale. Si dice sempre, ma questa volta davvero. I due autori, Claudio Bondi e Stefano Piperno, e il titolo è Perché ci siamo salvati. Sarebbe carino se ci facessero vedere la copertina, perché la copertina è importante. Li vediamo insieme, bambini, nella spiaggia di Via Santa Marinella. Santa Marinella. E eccoli qui, sono due cugini, uno un po' più alto, uno un po' più basso, uno bruno, uno biondo, ma sono nati nel 1944, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, e dunque sono stati concepiti nel 43 da due coppie di ebrei borghesi, italiani, molto integrati, romani. Ma immaginatevi in che anno, nel 43, cioè due coppie di giovani si innamorano, si sposano e decidono di fare figli nel 43. Per ripercorrere questa storia attraverso un memoir epistolare, quindi i due cugini si parlano proprio con delle mail e si raccontano una ricerca faticosa di indizi, di trama, di nascondigli. A un certo punto ripescano un diario sconosciuto, no, che non conoscevano, che non hanno mai letto fino in fondo. Si dipana dunque un intreccio di alberi genealogici, perché sono due cugini, in una ricerca del tempo perduto. Attenzione, di due bambini nati nel 44. Incontreremo, attraverso le loro parole, una vera e propria tribù, quindi due famiglie ma molte altre, nel corso di questo, che appunto non è né un saggio né un romanzo. Questa si chiama Vita Vera, no? Che è una cosa diversa, ed è la grande e la piccola storia delle famiglie intrecciata con la grande storia, la piccola storia che non dura come un film di Hitchcock. C'è una cosa che mi sono segnata: Hitchcock diceva che il cinema è la vita senza i tempi morti. Fantastica definizione. Qui trovate tutto il resto, trovate tutti i tempi morti e dunque i tempi vivi, perché anche durante la guerra ci si innamora, anche tra un nascondiglio e un problema di carte annonari o di documenti falsi, si può anche riuscire a costruire un pranzo di festa. Quindi questa storia e questo memoir, vedrete che incontrerete una tribù piena di vitalità e soprattutto di gioia di vivere, in un momento in cui la gioia di vivere, il fascismo, il nazifascismo e le leggi razziali del 38, che cominciavano a chiudere piano piano, si racconta sempre come un lampo, perché il cinema è senza i tempi morti, ma le leggi razziali sono stati un anello che ha chiuso
gli ebrei in un sacco, piano piano. Prima non si poteva andare a scuola, poi non si poteva essere impiegati pubblici, poi non si potevano esercitare le libere professioni, poi non si poteva avere una scuola di ballo, ottenere dei piccioni viaggiatori. Ad accompagnarci in questo viaggio uno dei due autori del libro, Stefano Piperno, che con Claudio Bondi ha scritto questo memoria epistolare, ma accanto a lui il figlio e il nipote dei due autori, Alessandro Piperno. Alessandro Piperno, che tutti conoscete, è stato un premio Strega con il suo primo libro, Gli Inseparabili, e quindi, come dire, è un pezzo della storia della letteratura italiana. Il suo editore è Mondadori, questo libro è della Marsilio. Stefano Piperno, allora, come è iniziata questa storia? Perché poi nel 44 lei era davvero, come dire, nel 43 anzi, un pesciolino nella pancia di sua mamma, no? Un embrione nella pancia. Un embrione. Ma cosa è successo il 16 ottobre, una data topica, tutti ricordate cosa è accaduto il 16 ottobre? Dov'era la sua mamma? Io lo racconto abbastanza diffusamente nel libro. Mamma era nascosta presso dei parenti cattolici, i quali hanno avuto paura per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo raccontare, e gli hanno detto che era meglio che andasse fuori, che andasse via da loro e non rimanesse dove era. Mamma non sapeva dove andare, aveva 23 anni, era incinta, il marito era nascosto in Vaticano, i genitori erano nascosti in un convento dalle parti di San Giovanni Laterano. Non sapendo come, dove andare, tutta la giornata del 15 ottobre, che era un venerdì, ha girato in autobus. Poi, non sapendo dove andare, ha deciso di andare a dormire a casa dei genitori, casa che era chiusa da tanto tempo perché erano scappati ed erano nascosti. È arrivata, no, la casa era chiusa, ma sapeva che le chiavi erano state affidate ad un vicino di Pianerottolo, che era un farmacista di una farmacia che a Roma esiste ancora, a Piazza San Cosimato. Ha bussato ai vicini, i vicini l'hanno accolta. Quando sono arrivati finalmente i depositari delle chiavi, l'hanno invitata a cena, gli hanno aperto casa. E lei, dopo una certa ora, verso le 10 di sera, sono andati tutti a dormire. La mattina la moglie del farmacista è uscita presto di casa, è scesa in cortile, era andata a comprare le sigarette, il messaggero e il latte. Era un sabato mattina, non a caso il 16 ottobre è un sabato mattina. Non a caso. Perché i tedeschi sanno che troveranno quasi tutti gli ebrei in casa. Bravo. La signora vede un camion tedesco telonato che chiude il cortile, e delle SS armate che scendono. Ha un'intuizione, risale velocemente le scale, bussa a mia madre, che esce in camicia da notte. Nel frattempo gli altri vicini di casa, con il trambusto, anche perché i militari tedeschi con gli stivali stavano salendo a piedi le scale, quindi si sentiva, acchiappano mia madre e la portano al lavatoio all'ultimo piano, dove rimangono nascosti finché il camion non se ne va. In quel caseggiato, era un condominio di tre palazzine, c'erano molte famiglie di ebrei, che però erano già tutti scappati da tempo. I tempi per mia madre sono stati di un paio di minuti. Se non ci fosse stato questo, io non sarei qui a raccontarlo. Beh, non si sa se applaudire o no a una cosa così, perché davvero è. Erano momenti in cui, appunto, la vita e la morte era questione di minuti e questione di persone coraggiose o di persone infami, perché non dimentichiamoci che in quegli anni un ebreo maschio valeva 5.000 lire, una femmina 3.000 e un bambino 1.000 o 1.500, a seconda delle varie polizie. Con una famiglia, in tempi di borsa nera, era un capitale. Gli ebrei italiani sono stati presi così, con delle spiate, non sono stati presi con la polizia o l'esercito. E questa è una cosa davvero, un'infamità di cui non dobbiamo dimenticarci. Ma queste due coppie incredibili, no? Con un coraggio, una gioia di vivere, una fiducia nel futuro, lo chiedo a tutte e due, è leggerezza, incoscienza o cosa, secondo voi?
Ma rispondo prima io, anche perché così si vedrà che c'è un minimo di... E questo ci serve. Di differenza di... La mia idea è che ci fosse quello che io dico, il desiderio di felicità, che non doveva trovare ostacoli. Certamente il risultato è anche incoscienza, però c'era molta forza di volontà di superare nella fiducia che la cosa si sarebbe risolta per il meglio, soprattutto dopo il 41, dopo l'entrata in guerra degli americani, perché non bisogna dimenticare che queste persone venivano da essere dei cittadini di serie B discriminati dalle leggi razziali già dal 1938. Mio padre e mia madre, che erano compagni di scuola al liceo Virgilio a Roma, nel settembre del 38 sono stati mandati a casa perché le prime leggi che sono state varate erano quelle scolastiche che impedivano ad alunni e professori di origine ebraica di insegnare o di apprendere nelle scuole di Stato. Quindi non era una cosa nuova, cioè dal 38 al 41 sono passati quasi 4 anni. Quindi c'è stato tempo di meditare questa leggerezza. C'era stato tempo di meditare tutta una serie di cose. E invece per Alessandro Piperno? Diciamo che ogni concezione, diciamo così, filosofica si basa su questioni, diciamo, di temperamento, non su questioni assolute. E diciamo che io ho un temperamento decisamente diverso da quello di mio padre. Lui è un uomo pieno di joie de vivre, diciamo, che ha detto per tutta la vita un enorme sì alla vita, così come i miei nonni, eccetera. Io sono, sono uscito il figlio nichilista. E quindi rispetto a quell'esperienza, guardo quell'esperienza lì con ammirazione, stupore e anche con qualche perplessità, nel senso che bisogna capire qual è il contesto, cioè siamo in un contesto, naturalmente nessuno, questo è stato, era una delle cose che diceva più spesso Primo Levi quando gli chiedevano perché voi non siete scappati, perché non vi siete ribellati, perché non avete... E lui rispondeva, ma perché mentre queste cose capitano non hai idea, cioè pensate... Non voglio fare delle similitudini inappropriate, ma pensate all'esperienza che abbiamo vissuto negli ultimi mesi del Covid. Oggi più o meno ci siamo dentro, ma fino a qualche mese fa non sapevamo che pesci prendere, insomma. Diciamo, mutatis mutandis, è capitato qualcosa di analogo, no? Là. E l'idea che queste due giovani coppie che hanno la stessa età dei miei studenti all'università di specialistica, cioè di 22-23 anni, che a me sembrano dei pupi, si siano sposati, abbiano messo su delle feste luculiane o quasi, abbiano fatto un viaggio di nozze borghese come si usava in quegli anni, credo a Venezia o qualcosa del genere, con uno spirito così impavido, senza pensare alle conseguenze, e soprattutto siano arrivati allo scandalo degli scandali, cioè quello di mettere al mondo dei figli condannati a morte, l'ho sempre guardato con raccapriccio, con ammirazione e raccapriccio, dicendomi, ma insomma, che avrei fatto io? Probabilmente mi sarei nascosto sotto il letto, insomma. Ecco, invece i miei nonni e anche i genitori di mio zio in qualche modo hanno reagito con questo straordinario senso di vitalità che è encomiabile e terrificante a un tempo. È la normalità del bene, come è stata intitolata questo pomeriggio, questo incontro, contro la banalità del male. Però vorrei chiedere ad Alessandro Piperno, attenzione, questo libro molto importante ed è un libro vivo, è un libro che ha un tempo presente, non ha un tempo passato, anche se proprio nel passato e nella storia delle famiglie, nell'albero genealogico intrecciato di queste due famiglie si snoda, ma il tempo è presente, c'è l'urgenza del presente e ricostruiscono, insisto, dolori, fughe, nascondigli, ma anche feste, documenti falsi, ma viaggi dove si rischiava di essere presi mentre si saliva su un treno o si scendeva dal treno.
questi bambini potevano non nascere ogni secondo. Se quel lavatoio non avesse accolto la mamma, non saremmo tutti qui oggi. Però questo libro, lo posso dire senza offesa per il padre, insomma, aggiunge una preziosa postfazione. Una postfazione che è anche un ulteriore intreccio delle generazioni, ed è la postfazione di Alessandro Piperno, e che si intitola Curiosità letteraria, gioco, ma anche nascondiglio, ma anche scopertura, si intitola Con le migliori intenzioni, cioè parafrasa se stesso, un libro celebre e bellissimo che si intitola Con le peggiori intenzioni. Perché questa volta sono le migliori? Ma è stata una storia abbastanza strana, nel senso che in quel mio libro così di esordio, Fortunato, in cui appunto davo un'immagine di quella borghesia ebraica tra le due guerre, insomma nell'immediato dopoguerra, un'immagine fortemente così sarcastica e iconoclasta, naturalmente era un recupero di una memoria che mi appartiene, ma è di secondo e terzo grado. In realtà la memoria appartiene a mio padre, appartiene a miei nonni, eccetera. Io in qualche modo me ne sono appropriato, usandola anche con una certa, come dire, spregiudicatezza, per come dire, farne un romanzo, che è una specie di black comedy, se così si può dire, cercando anche di ribaltare certi cliché iper sentimentali legati alla Shoah, no? Oggi parlavamo per esempio della Vita è bella, no? Insomma, la retorica sulla Shoah, eccetera. Era un libro chiaramente in chiave antiretorica. Quando tempo fa papà e Claudio mi hanno così sottoposto questa cosa nata per caso, cioè queste mail, è come se avessi rivisto quel libro, anche la mia operazione, diciamo, letteraria, all'insegna del cinismo, con degli occhi diversi, scoprendo nelle pieghe del loro discorso una vita, una forza, una tenerezza, una solidarietà che evidentemente al me stesso 32enne giovane letterato era sfuggita. E quindi ho voluto fare un omaggio. Tra l'altro quel titolo, diciamo Fortunato con le peggiori intenzioni, nasceva da un film, in realtà libro-film di Bergman, che si chiamava Con le migliori intenzioni, che era la storia della sua famiglia, nella quale Bergman faceva un'operazione tutto fuorché indulgente, perché essendo l'artista duro che ero, raccontava la sua famiglia in modo molto feroce, quindi diciamo che l'antifrasi è come se avessi ribaltato l'antifrasi di Bergman. C'è una bellissima frase del libro che mi sono segnata: il debole riflesso del tempo. Quanto è debole il riflesso del tempo? C'è molta polemica, giustamente l'ha già avviata Alessandro, ma mi interessa naturalmente il parere di Stefano, l'autore, quindi i due autori del libro e della postfazione. Quanto è debole il riflesso del tempo? E dunque la memoria, come la dobbiamo custodire? E esiste una memoria collettiva? Se ne parla tanto. Quindi ad entrambi, sempre più difficile, ad entrambi. Ma il motivo fondamentale per il quale noi abbiamo deciso di scrivere questo libro, utilizzando il diario di mio zio, che Claudio conservava da molti anni, con l'idea di farne qualcosa di pubblico. Inizialmente avevamo pensato di scrivere il libro a due mani, poi ci siamo resi conto che era abbastanza complesso e quindi abbiamo deciso di farlo in forma epistolare, utilizzando le email, per cui ognuno ha iniziato a scrivere all'altro, in modo tale che si vede anche magari lo stesso argomento trattato da due punti di vista leggermente diversi, per arricchire un po'. Si avvicina. L'altra cosa per la quale siamo partiti in questa iniziativa era perché sentivamo proprio il dovere morale, come ultima generazione che aveva avuto da quelli che avevano vissuto in prima persona quegli eventi, di farne una narrazione. E la sintesi di tutto questo era che le piccole storie personali fanno anche la grande storia. Perfetto. E quindi abbiamo
messo dentro la piccola storia delle nostre famiglie o della nostra unica famiglia allargata, perché di tanto bisogna parlare, figli come siamo di un fratello e una sorella, mentre avvenivano intorno a noi, o intorno, meglio, intorno a loro, degli eventi terribili, giganteschi, che in qualche modo fanno parte anche del libro, perché qua e là emergono, perché incidono anche sulle storie personali dei singoli personaggi di questo libro. Questo è il senso della cosa. Noi abbiamo voluto, molti di coloro che hanno letto il libro hanno amato di più l'aspetto memoir, mentre la nostra intenzione era soprattutto quello di fare un qualche cosa che avesse un senso riguardo alla storia, più che alla nostra storia familiare. Ce l'ha, e questo intreccio è potente, e le due voci, quando lo leggerete, scoprirete che sono due voci con un timbro di scrittura e quindi di voce differente, quindi incontrate due personalità. Ma il tema della memoria? Volevo, a proposito di questo, chiedere a papà una cosa che proprio riguarda, no, la memoria, cioè è mia idea, l'ho espressa, diciamo, in diversi studi accademici, la esprimo spesso nei miei romanzi, nelle mie opere narrative, e anche come pubblicista mi è capitato tra l'altro anni fa di scrivere un pezzo sul Corriere che era contro il giorno della memoria, no? Proprio perché mi dava l'idea che questa memoria ipostatizzata, istituzionale, non facesse assolutamente nessun buon servigio alla memoria della Shoah. E allo stesso tempo, riflettendo insomma su queste cose, sono arrivato alla conclusione appunto che la memoria collettiva abbia poco senso, che l'unica memoria che abbia un senso è la memoria individuale. Lo sappiamo bene, no? Quando ci capita una cosa di profondamente dolorosa, è una cosa che riguarda noi, la raccontiamo, gli altri possono partecipare ma non potranno mai sentire. Per questo ho e non solo io, credo che anche chi ne ha più chi ha avuto più diritto di me, penso a Marie, penso a Levi, penso a tanti che sono sopravvissuti alla Shoah, si sono chiesti questa cosa, cioè una volta che verrò meno io, che ne sarà di questa cosa qui? Sparirà per sempre? Probabilmente sì. Ecco, quello che è interessante, per esempio, della racconto di papà è questa idea di come la memoria, per esempio, abbia inciso il suo corpo, no? Cioè c'è questa idea di questo albinismo che in qualche modo nasce da... La vuole raccontare questa? Perché in quella mattina in cima... Volevo che raccontasse questa storia. Io non sapevo se volevate, lascio a voi. Volevo che raccontasse questa storia perché mi sembra proprio emblematica di quello che penso, cioè che la memoria non è una cosa astratta, ma la memoria è una cosa che ha a che fare con il nostro corpo. Sì, è una cosa che riguarda la mia persona, ma insomma è molto semplice. L'episodio che ho raccontato prima, di mia madre che si salva per pochissimo, naturalmente tutto questo, mentre era incinta di me di 4 mesi, ha inciso sul feto, e io sono nato parzialmente albino, non per motivi genetici, ma per motivi traumatici. Naturalmente nell'infanzia un bambino degli anni 50, un bambino con i capelli da svedese e gli occhialini, all'elementare non ha avuto vita facile, però questo fa parte della mia persona, è sempre una conseguenza di quello che dicevamo prima. Anzi, a tal proposito, bisogna anche parlare di un altro degli aspetti che ancora non abbiamo introdotto, sul perché noi abbiamo scritto questo libro. Questo libro parte da lontano, nel senso che narra la storia delle nostre famiglie già dal 700, dal 600, cioè che facevano, chi erano gli ebrei in Italia, che facevano, dove stavano, perché ci stavano, nessuno lo sa o quasi nessuno. Poi abbiamo raccontato quello che è successo durante gli anni terribili in cui si parlava degli ebrei in due modi, sono stati presi e sono stati gassati, tutto quello che avveniva nel quotidiano
nessuno lo raccontava, quindi noi abbiamo voluto fare anche questo. E poi alla fine abbiamo voluto anche mettere un dopo, il dopoguerra, per far vedere come questo filo non si è mai interrotto e eccoci qua, siamo qua. Io sono un ebreo particolare, sono laico, non sono religioso, ho sposato una cattolica, quindi però se mi si chiede se sono ebreo, certamente sono ebreo, lo sono per le radici, lo sono per cultura, lo sono per testa, però ce ne sono tanti altri in Italia che hanno delle teste completamente diverse dalla mia, ma che comunque hanno dietro le spalle una storia analoga, una storia che nasce da lontano. Gli ebrei sono in Italia da 2000 anni. Gli ebrei sono i più romani di tutti i romani. Metà delle tradizioni alimentari romane, della cucina, sono di origine ebraica. Sono loro, insomma, gli ebrei si piccano di essere i romani più antichi, no? E poi, tra l'altro, mentre parlava di questi ebrei che ci sono sempre stati, no? E c'è una storia molto, racconta nel libro che i Piperno si sono sempre occupati di tessuti. Ma come nasce la storia del rapporto tra gli ebrei romani e poi anche tra gli ebrei italiani e il tessuto? Quale bolla papale permetteva agli ebrei di? Beh, quella che ha istituito il ghetto di Roma, ma al di là di questo, l'unica cosa che era permessa agli ebrei era il commercio degli stracci e degli abiti usati, quindi era gioco forza che gli ebrei si occupassero, anche perché gli ebrei non avevano nessuna non possedevano la terra, non potevano fare né gli agricoltori né gli allevatori, potevano fare solo le arti e i mestieri liberali. Un mio trisavolo era archiatra pontificio, medico del Papa. Medici del Papa. Stava in ghetto e aveva però un lasciapassare nel caso fosse stato chiamato di notte per curare il Papa, però poi doveva rientrare nei cancelli una volta fatto. Quindi gli ebrei e i tessuti, in particolare gli ebrei romani, è una storia che nasce dal mestiere che hanno fatto, ma addirittura i cognomi degli ebrei romani hanno a che fare con questo. Perché chi si chiama Anticoli, chi si chiama Di Cori, chi si chiama Di Cave, gli ebrei non avevano cognome perché avevano il patronimico come i russi, Isaac ben Yaakov, Isacco figlio di Giacobbe. L'unica anagrafe che c'era nello Stato Pontificio erano gli elenchi parrocchiali. Gli ebrei venivano iscritti negli elenchi parrocchiali e gli si dava il nome dei luoghi dove andavano a fare mercato. Questo è il motivo per cui hanno il nome dei paesi. Nemmeno il nome era lecito possedere. Però questa storia del tessuto è una storia interessante perché in realtà lega in qualche modo padre e figlio, no? Perché poi i tessuti sono fatti di ordito e trama esattamente come le storie che si raccontano, come i romanzi. E con gli stracci si fa la migliore carta del mondo. E quindi c'è qualcosa che c'entra con questo mestiere antico. Torniamo per un attimo alla memoria, perché questa storia è scabrosa, siamo in un passaggio scabroso e drammatico, i testimoni tra un po' non ci saranno più e quindi sarà lasciato il racconto, la memoria, quella di quegli anni terribili ma anche quella delle famiglie più indietro dal Settecento in poi e anche quella del dopoguerra, piano piano sarà lasciata alla seconda generazione. La cosa curiosa è che proprio Stefano Piperno è il paziente zero della seconda generazione, perché è il primo della seconda, il primo che non ha vissuto ma che ha dovuto ricostruire, e quindi Alessandro Piperno, suo figlio, è già la terza generazione. Cosa accadrà dopo? Perché il discorso è iniziato, l'aveva già iniziato lei, ed è il discorso più interessante secondo me. Direi che il problema appunto della memoria mi affascina, probabilmente anche, come dire, per questi trascorsi familiari sin dalla prima infanzia, no, prima infanzia non esageriamo, sin dall'adolescenza, diciamo che io e mio fratello siamo il prodotto, se così si può dire, virtuoso di un'autentica interazione, come dire,
interreligiosa, nel senso che siamo cresciuti in un contesto cattolico ed ebraico, senza subire nessun tipo di pressione, senza fare alcun bar mitzvah e senza essere né battezzati, eccetera. È stata lasciata a noi la scelta, di solito quando si lascia la scelta al figlio, poi il figlio non sceglie, cosa che noi infatti non abbiamo fatto, però diciamo che entrambe le culture hanno agito su di noi. E la cosa, come dire, che abbastanza strana, di cui non si tiene mai conto abbastanza, è come questo nascere tra due culture, questo avere i piedi tra due staffe, che molto spesso può essere considerata una grande ricchezza perché ti dà, come dire, uno sguardo bifido, diciamo così, allo stesso tempo però può essere anche un peso, nel senso che tu ti senti con i parenti ebrei guardati come un cattolico, con i parenti cattolici guardati come un ebreo. Pensate, scusate la piccola parentesi, che qualche anno fa, quando uscì il romanzo Con le peggiori intenzioni in inglese, si chiama The Worst Intentions, andai a fare una specie di book tour negli Stati Uniti e in Canada. A un certo punto feci una presentazione come questa in Canada e si presentò da me una ragazza coreana canadese che aveva avuto la bontà di leggere il libro e che si era perfettamente trovata in questa, nonostante appunto la lontananza di tutto, in questa cosa. Dice: io sono esattamente così, ogni volta che vado in Corea vivo questo dramma, ogni volta che sono in Canada vivo il dramma perché vengo trattata come una coreana. Dicevo però che questa cosa qui ha reso particolarmente esacerbata la mia ricerca, diciamo così, della memoria. E insomma sono cose di cui parliamo spesso e da sempre, sia con mio fratello che con papà. Qual è il contributo reale che uno possa dare alla memoria? Servono le operazioni come quelle che ha fatto papà? Servono le operazioni fatte anche, non so, da grandi registi? Penso a Shoah di Lanzmann, per dire, un grande film sulla Shoah. In qualche modo servono. Allo stesso tempo bisogna entrare nell'ordine di idee che più ci allontaniamo, più quella memoria si perde, e che c'è qualcosa anche di buono in fondo. E che è importante quindi dunque ricordare, ma anche un pizzico dimenticare. No? Probabilmente sì. Probabilmente. Cioè che non... E devo dire, se c'è una cosa virtuosa del libro di papà e della messa in scena che loro hanno fatto, è proprio vedere come nelle pagine appunto dedicate al dopoguerra queste persone, invece di scegliere di rinserrarsi in se stessi, abbiano scelto la vita, insomma. Assolutamente sì, ed è una delle frasi più potenti del libro, è quando Stefano Piperno scrive: lo scrive Claudio Bondio, Stefano Piperno, coglietemi in castagna, siamo stati la generazione più fortunata di tutto il Novecento, ma il libro è scritto a due mani, quindi siamo stati la generazione più fortunata di tutto il Novecento. Certo, iniziare nella pancia della mamma, sfuggire ai nazisti, diventare albino con gli occhi azzurri, quindi più ariano di tutti gli ariani, no? E però poi avere la grinta e la forza di organizzare le feste. Voi dovete vedere la pagina Facebook di Stefano Piperno. Io sono andata a sbirciare, perché poi quando si presentano delle persone, io naturalmente conoscevo di fama e personalmente Alessandro Piperno e i suoi bellissimi libri, ma non conoscevo Stefano. Si apre la pagina con una splendida Ferrari, poi con delle palazzine Liberty che lui descrive, con delle architetture moderniste di cui dice: andatevi a vedere questo, quell'altro. Insomma, l'energia e la joie de vivre che trovate in questo romanzo negli anni giovanili, la forza di ricostruire questo incrocio di generazioni e la forza di raccontare come poi si sono ripresi a morsi, no? Festa dopo festa, cena dopo cena, una vita che gli era stata rubata. Come direbbe, c'era una bellissima frase di Rubino Romeo Salmoni, che era un sopravvissuto. Cioè, sopravvivendo, diceva lui, ho sconfitto Hitler. Lo possiamo dire o no? Quindi anche godendo, anche facendo feste, anche con una Ferrari, anche con una palazzina meravigliosa Liberty, la voglia di vivere è quello che ci porta lontano. E di questa voglia di vivere, questo libro è pieno. Non aspettatevi un libro sulla Shoah, giusto?
Non aspettatevi una memoria di... Posso chiedere a proposito di questo una cosa a papà? Proprio a proposito, che era una cosa che chiedevo anche ai miei nonni, cioè se lui ha memoria, in fondo nel libro ne parla, però insomma sarebbe bello che lo è, di come venne gestita questa memoria, per esempio con i ragazzini, perché per esempio nel libro a un certo punto irrompe anche una figura in fondo tragica, importante della comunità ebraica romana, che è uno degli ultimi sopravvissuti, cioè, insomma, vuoi naturalmente parlare tu, però ti volevo chiedere come fu gestita quella memoria quando voi eravate ragazzini, quando uscì fuori, cosa sapevi, come hai scoperto, perché appunto i ricordi per esempio dei miei nonni, anche quelli che loro mi facevano negli anni 60, erano tutti all'insegna della levità, della letizia e della rinascita, però immagino che quest'ombra esistesse, come è uscita fuori, come sono usciti fuori le persone che della nostra famiglia o del nostro milieu che erano state deportate, che sono tornate o che non sono tornate, insomma. Piacerebbe che facessi un ritratto di quegli anni. Beh, io ho dovuto... Noi avevamo una serie di documenti che riguardavano tutti i componenti della nostra famiglia. Nei confronti di mio padre c'era una crasi, un'interruzione, un qualche cosa che non tornava. E allora io sono andato alla comunità ebraica e ho cominciato a fare una ricerca bibliografica. Ho chiesto i documenti, le cose eccetera, e alla fine è venuto fuori che per un certo periodo mio padre risultava essere cattolico, tant'è vero che è andato sotto le armi soltanto per una lettera anonima di mio nonno, nel momento in cui sembrava che dovesse andare con l'Armir in Russia, mio nonno disse no, Franco Piperno è ebreo, e quindi fu cacciato. Però fino a quel momento la situazione era molto ambigua, però è l'unico elemento della famiglia, perché mia madre, tutti gli altri avevano dovuto fare un riconoscimento di appartenenza alla razza ebraica. Però c'è da tenere presente una cosa, che l'Italia è sempre l'Italia, lo è adesso e lo era anche prima. Nel 1938 vengono emanati i primi decreti razziali, o razzisti che è meglio. Il discorso è che questi non è una cosa di un minuto solo, sono stati 80 decreti emessi nell'arco di 5 anni, quindi per alcuni periodi alcune cose furono permesse. In ogni caso, mio nonno, che era stato ufficiale del Regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale, in forza di questo fatto scrive alla Demorazza, che era diciamo, l'ufficio al Ministero degli Interni che si occupava dei problemi degli ebrei, dicendo: io devo essere discriminato, perché c'era questo riconoscimento di ebrei discriminati per chi era figlio di matrimonio misto o aveva particolari benemerenze. E mio nonno diceva: io sono stato ufficiale dell'esercito, ho fatto la guerra, perché mi dovete trattare così? Almeno trattatemi da discriminato. Io conservo i documenti del commissariato di Roma Regola Campitelli, che, lettera scritta da nonno nel 1938, riceve la risposta in senso negativo nel 1942. La solita burocrazia italiana. L'Italia, cioè, però per una volta... Per una volta ha funzionato o non funzionando. Posso leggere la pagina? È una pagina a cui tengo molto, perché c'entra con la memoria, c'entra con una persona che è scomparsa, l'unico superstite romano dei campi, che è scomparso a dicembre del 2019, pochi mesi fa. E si incrocia anche lui con la famiglia Piperno Bondì. E si tratta di Piero Terracina, ve lo ricordate? Piero Terracina, che da un certo punto in poi ha deciso di parlare, di ricordare. Ma vi dico le parole che sono raccontate da Claudio Bondì, ricordo bene, riguarda la famiglia Bondì. Poi da mio zio Maurizio Bondì. Io leggo le 6 righe che mi hanno davvero, insomma, perché sono in sintesi cosa è successo, la domanda che poneva Alessandro Piperno, cosa è successo a chi è tornato e si è trovato davanti
il suo mondo e non riusciva più. Cosa succede a uno che sopravvive, a un sopravvissuto? E sono le parole e il racconto di Claudio Bondi su Piero Terracina. Dopo il rientro in Italia nel 1946, per molto tempo non ho raccontato nulla. Ero terrorizzato all'idea che chi aveva perso dei parenti o l'intera famiglia nei campi gli chiedesse ragione del perché si fosse salvato. Ma soprattutto era certo di non essere creduto, tanto inaudito, bestiale e allucinante era ciò che aveva vissuto. Ho visto i numeri di matricola sul suo braccio da bambino, in un giorno d'estate. Ricordo di essermi interrogato in proposito, ovviamente senza essere stato in grado di darmi una risposta. Sì, questa è una cosa che torna molto a onore di mio zio, il fatto di aver salvato questa persona, che poi è stato uno di quelli che ha parlato, che è andato nelle scuole, che ha accompagnato studenti ad Auschwitz, eccetera. Questo mi dà adesso di parlare di un altro argomento poco, non diciamo poco noto, ma perlomeno poco divulgato. Perché fino agli anni 60 coloro i quali hanno subito la permanenza nei campi di concentramento non parlava? E quello che ha letto adesso Cinzia sembra la risposta. Tutti si vergognavano, tutti avevano paura, tutti pensavano di non essere creduti. Per una questione di pura avventura, mentre io ero ragazzo, eravamo in villeggiatura a Pesaro, i miei hanno conosciuto Liliana Segre, che aveva sposato un avvocato di Pesaro, ha una casa lì e faceva villeggiatura anche lei lì. Io me la ricordo giovanissima, quarantenne, anzi forse anche qualcosa meno, molto bella, molto chic, con la sua scritta al braccio. Però lei ufficialmente non ne parlava. Una volta mia mamma mi disse di aver ricevuto le sue terribili confidenze e mi raccontò un po' alcune cose pregandomi di evitare di raccontarle in giro. Questa era, parliamo proprio esattamente del 1960, quindi diciamo. Perché però il 60? Perché nel 61 cosa è successo? Do una mia lettura, ma diciamo il processo Eichmann. Sì, nel probabilmente 61 tutti abbiamo saputo che era vero. E lì è iniziata la narrazione. Posso dire una cosa? Qualche anno fa stavo in un convegno in Israele in cui venivano fatti incontrare diciamo, degli autori europei della diaspora con gli autori israeliani. Ebbi la fortuna di cenare con un uomo delizioso, oltre che un magnifico scrittore che è morto qualche anno fa, che si chiama Aaron Appelfeld. E devo dire che era un uomo fantastico, un omino che portava sempre il cappello per ragioni diciamo così religiose e che aveva alle spalle una storia spaventosa, perché era tutta la sua opera è concentrata sul ricordo della Shoah vista attraverso gli occhi di un bambino, perché lui, mentre queste cose capitavano, perdeva tutta la famiglia in Galizia, aveva una decina d'anni. E la lunga avventura, il lungo esodo proprio che fece da lì per poi arrivare in Israele e diventare cittadino israeliano, tra l'altro ha vissuto molto tempo da queste parti, a Genova, perché lì si arrivava, e poi arrivò in Israele e iniziò a scrivere, tra l'altro dovendolo imparare sul campo in ebraico, una lingua completamente appunto sconosciuta per lui, che aveva una tradizione tedesca, e lui mi parlò dei suoi straordinari problemi editoriali. Cioè, un grande scrittore come Aaron Appelfeld, è famosa l'intervista che gli ha fatto sul New York Times Philip Roth, insomma, è un,
era un suo grande ammiratore, eccetera. E Apfel mi disse: io ho faticato tantissimo a pubblicare i miei libri perché nessuno in Israele voleva sentir parlare di queste cose. La rimozione della memoria dura dopo molto. Gli anni 60, proprio per venire incontro a quello che dicevi, mi hanno iniziato a pubblicare, perché l'idea che i fondatori sionisti volevano avere dell'ebraismo era un'idea che non doveva avere niente a che fare con quel tipo di ebraismo, come dire, vittimizzato, ma doveva essere, come dire, un'idea virile, palingenetica, eccetera. Probabilmente su un piano diverso può essere che sia capitato qualcosa anche qui, diciamo, tra gli ebrei della diaspora. Non a caso la storia editoriale, se questo è un uomo, è molto simile, nel senso, esce da una piccola casa editrice, nessuno se lo, viene rifiutato dai Einaudi, nessuno vende 2000 copie e viene rifiutato dai Einaudi, nessuno se lo fila e poi rientra. Ma Alessandro Piperno mi ha dato un destro per la conclusione che avevo nel cuore di questo pomeriggio, e che la parola storia in ebraico si traduce in due modi: toladot, che è generazioni e genealogia, oppure zachor, ricordare e memoria, e la parola zachor compare 700 volte nella Bibbia. E dunque, quindi, queste due parole raccolgono questo romanzo, questa storia, questo padre, figlio e cugino che stasera non c'è ma è stato tra noi, perché abbiamo letto, non poteva venire ma è stato tra noi in presenza qui. Insomma, leggetevi questo libro. Claudio Bondi, Stefano Piperno, Perché ci siamo salvati, con una preziosa postfazione di Alessandro Piperno. Questi due bambini sono qui e ancora ci parlano. Buon pomeriggio a tutti. Il libro, lo devo dire. Grazie Cinzia, grazie Stefano Piperno, grazie Alessandro, alla libreria Ultima Spiaggia di Camogli, che conoscete, potete trovare il libro. È stata una bella chiacchierata, una profonda riflessione su quello che ci riguarda, che ha riguardato, che riguarda loro, che riguarda tutti. Finisce qui la penultima parte, e l'ultima è stasera alle 21:30 con Claudio Bisio. Grazie ancora, a più tardi.